Siamo qui con Francesco Santoianni, giornalista esperto di fake news. Francesco, beh, ne abbiamo viste tante di fake news sulla guerra d'Ucraina, ma stanno funzionando? Assolutamente no. Secondo Repubblica, un sondaggio di Repubblica, addirittura il 40% degli italiani non crede a questa criminalizzazione dei russi, a questa santificazione degli ucraini. I motivi sono sostanzialmente cinque. Intanto speravano chi aveva commissionato questa guerra e i giornalisti che, avendo piallato ogni senso critico e ogni traccia di intelligenza e milioni di italiani con la col terrorismo mediatico inerente al Covid, tutti avrebbero bevuto come acqua santa qualsiasi cosa raccontava la televisione. È vero che questa continua a funzionare per una certa percentuale di persone, però è anche vero che proprio da quell'evento è nata un gruppo molto determinato di No Green Pass, che sono, guarda caso, i primi a mobilitarsi contro la guerra all'Ucraina e contro le fake news che arrivano, molto di più dell'estrema sinistra, che quasi si direbbe protesta contro la guerra per un meccanismo quasi automatico. Poi c'è un'altra questione: questa è la prima guerra che gli italiani non si limitano a guardarsela in televisione, ma la stanno subendo. La stanno già subendo con l'embargo, con una crisi economica, verosimilmente peggiorerà. E questo spiega anche un fenomeno che ha del surreale qui in Campania. Qui abbiamo un personaggio, Vincenzo De Luca, che oramai a sentirlo parlare della guerra in Ucraina è sempre di sentire parlare quasi Che Guevara, contro l'imperialismo, contro la NATO, basta con questi fascisti che noi dobbiamo difendere. Perché? Non certo perché si era veduto sulla strada per Damasco, per carità, ma perché, conoscendo bene i suoi polli e i suoi elettori, molto meglio di come li conoscono leader di cartone, tipo il segretario del PD, che addirittura arriva ad invocare il blocco totale del gas russo, sa benissimo che gli italiani, di fronte a una miseria dilagante determinata la cosa, il loro comportamento non sarà molto difforme da quello dopo il 25 luglio del 43, quando gli italiani dalla mattina alla sera si svegliarono tutti fascisti, si coricarono tutti fascisti e si svegliarono tutti antifascisti. Poi c'è un'altra questione: hanno sbagliato a calibrare le fake news, cioè tutte queste notizie drammatiche, agghiaccianti, di stupri, di violenza, eccetera, erano state calibrate immaginando che la guerra dei russi sarebbe stata identica a quelle della NATO, cioè una distruzione totale, la sostituzione del governo con un fantoccio imposto dall'invasore, e quindi la cosa sarebbe finita lì. Così non è stato. E mi piace qua citare un post molto ironico, molto cinico, ma veramente che dice la verità, su Facebook, che dice: scusa, ma se tu al 30° giorno di una guerra destinata a durare mesi già spari in una sola giornata i bambini stuprati, le donne sgozzate, le mamme impalate, i vecchi eccetera, domani che cosa dici? Per cui ci sta anche un fatto di logoramento. E allora questo è l'unica cosa che purtroppo rimane in piedi, e chiudo, è il considerare un invasore la Russia. Questa è una cosa che non, diciamo, continua a essere purtroppo unanimemente accettata, come se la guerra fosse cominciata il 22 febbraio e non fosse invece cominciata nel 2014, quando le popolazioni del Donbass, come certamente sapete, si ribellarono a tutta una serie di angherie, fra cui anche l'abolizione della lingua russa fra i documenti ufficiali, e la situazione si incancrenì, perché questo voleva la NATO. A me piace ricordare quello che è stato il Donbass italiano, cioè l'Alto Adige. Fino al 1964 le proteste dei cittadini di lingua austriaca e tedesca che stavano in Alto Adige si stavano trasformando in una guerra civile. Fino al 1964, pochi lo sanno e qualcuno non se lo ricorda, ci sono stati 56 uccisi fra le nostre forze dell'ordine, fra le cose eccetera. Molto intelligentemente i governanti di allora, i Moro, gli Andreotti, i Colombo, concessero quello che chiedevano gli altoatesini, cioè non un'indipendenza, ma un'autonomia amministrativa e fiscale che è stata concessa, ed era quello che chiedevano all'inizio le popolazioni del Donbass. Noi perché abbiamo potuto gestire una crisi che si profilava così drammatica? Perché nonostante tutto, nonostante era democrazia cristiana con tutto quello che ne consegue,
non vivevano sotto il tallone di ferro dell'imperialismo americano. Bene o male rappresentavano gli interessi di una borghesia, di un apparato industriale, commerciale della popolazione italiana dalla quale erano stati eletti. Tutt'altro personaggi come Di Maio, che oramai l'unica cosa speranza che tiene non è certo quello di farsi rieleggere, ma quello di farsi comportare nel PD, strisciando sempre di più davanti alla NATO. Grazie mille Francesco, davvero ci hai davvero illuminati, grazie.